riposto continuano le indagini degli investigatori sulla pista passionale riguardo al duplice femminicidio. Le immagini di videosorveglianza delineano le dinamiche del delitto. Si attende adesso l'autopsia. Elezioni amministrative a Cireale. Dopo Cannavò, Roberto Barbagallo ufficializza la sua candidatura. Intanto impazza il Totonomi nel centrodestra. Per la nostra rubrica il cittadino segnala riflettori ancora una volta puntati sul degrado in cui versa la frazione Acese di Aci Platani. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Reporter. Come avete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca, ce ne sarà tanta, e partiamo proprio dal duplice femminicidio di Riposto, perché proseguono le indagini riguardo a quanto avvenuto nei giorni scorsi. Gli investigatori continuano a percorrere la pista passionale, mentre le immagini del video, dei videosorveglianza restituiscono parte della ricostruzione della tragedia. Aveva una relazione con entrambe le donne assassinate, il killer di Riposto, che si è suicidato poco dopo il duplice femminicidio, Salvatore Lamotta. I carabinieri e la procura di Catania continuano a percorrere la pista passionale e si cominciano a delineare i contorni della tragedia. L'uomo, a quanto pare, come detto, manteneva una relazione con tutte e due le donne, in particolare con Melina Marino, che aveva postato su TikTok dei video pieni di riferimento, di sfida, dove non si fa mai il nome della motta, ma che dopo la tragedia appaiono del tutto ricollegabili all'uomo. All'esame anche le telefonate intercorse tra Melina Marino e la motta. Un delitto ricostruito grazie alla videosorveglianza del rifornimento di benzina dove è avvenuto il primo delitto e grazie al GPS installato sulla Volkswagen Golf nera di Lucio Valbo, il 55enne è finito in carcere per concorso in omicidio nell'ambito di un'altra inchiesta. Dal rapporto del GPS si rileva che la Golf alle 8.30 di sabato scorso abbia effettuato una breve sosta nella via dove risiedeva Santa Castorina e 4 minuti dopo fa lo stesso nella strada in cui abitava Carmelina Marino. Poi il GPS colloca l'auto sul luogo dell'omicidio della 48enne, dove la Golf sosta per pochi secondi e poi riprende la marcia. Dopo aver percorso alcune vie di Riposto e Giarre, la Golf si ferma nelle immediate vicinanze dell'abitazione di Valbo, dove viene poi ritrovata dai carabinieri. Emerge poi l'ipotesi secondo cui la seconda vittima, Santa Castorina, e l'omicida siano arrivati insieme a bordo della panda della donna e l'omicidio sia stato commesso non appena scesi dalla vettura. Adesso si attende probabilmente già domani l'autopsia sui corpi delle due vittime, attualmente nell'obitorio del Policlinico di Catania. E ancora cronaca, questa volta una brutta notizia che arriva da Barcellona Pozzo di Gotto, dove i carabinieri hanno arrestato due minorenni di 15 anni accusati di aver violentato una minore di 12 anni. L'episodio sarebbe avvenuto in una piccola frazione di un paese dell'Interland il 7 dicembre scorso. La ragazzina di 12 anni sarebbe stata costretta a seguire i due adolescenti per poi subire gli abusi. I due sono ai domiciliari su richiesta della procura del Tribunale per i minorenni di Messina, dal giudice delle indagini preliminari dello stesso tribunale. I due si trovano in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale. A Catania invece gli agenti del commissariato Borgognin hanno denunciato per il reato di furto aggravato un trentenne che la scorsa notte, dopo aver forzato una porta finestra, si è introdotto in un noto negozio di informatica di via Cosenza, facendo razzia di computer, webcam e di altro materiale informatico. Acquisita la notizia di furto, gli investigatori del commissariato, avvalendosi della collaborazione della polizia scientifica, hanno avviato tempestivamente le indagini, riuscendo in meno di 24 ore dalla consumazione del furto a individuare il colpevole e a recuperare la refurtiva che è stata restituita al proprietario. Cambiamo argomento adesso e parliamo del sisma di Santo Stefano di qualche anno fa. È stato infatti riconfermato al ruolo di commissario straordinario Salvatore Scalia, che è già al lavoro e annuncia anche serrati controlli su eventuali anomalie relative alla ricostruzione, paventando anche l'eventuale revoca dei finanziamenti. La conferma era arrivata verso la fine del 2022, ma si attendeva il l'avviso da parte della Corte dei Conti. Il dottor Salvatore Scalia è stato riconfermato commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 26 dicembre del 2018. Una conferma arrivata un giorno prima della scadenza delle funzioni ordinarie e grazie a questa proroga della nomina il commissario si è rimesso subito al lavoro per firmare delle nuove ordinanze. Ma prima non ha mancato di annunciare dei provvedimenti partendo dai controlli sulle pratiche non andate avanti che si attestano sull'85%.
Poiché abbiamo rilevato che spesso i terremotati non sono a conoscenza dei motivi per i quali le loro pratiche non sono andate avanti, non parlo di quelle per cui non si è iniziato i lavori, questo è chiaro, ma non sono andate avanti, non sono state approvate, sono la quasi totalità ai comuni, l'85%. Provvederemo, stiamo proprio studiando questo sistema, per comunicare, oltre che al tecnico di parte, che a volte tarda nel presentare la documentazione che gli viene richiesta, anche direttamente al terremotato, alla sua email o al suo indirizzo, se ci viene fornito, comunicazione su dov'è la pratica, cosa sta succedendo, perché si è fermata. Quindi chi vuole essere a conoscenza, invece di lamentarsi genericamente dei ritardi, vuole informarsi seriamente ed essere informata, noi lo faremo in automatico. Voglio dire sin d'ora che faremo delle riunioni con il personale dei comuni che noi paghiamo, perché si tratta di personale del comune assunto con fondi del commissario. Questo personale dei comuni, per motivi che adesso andremo a indagare, non ha allo Stato, non è stato in condizione di evadere un numero di pratiche che ci consenta un inizio veloce della ricostruzione. Ormai non si può parlare nemmeno di inizio. Andremo a vedere i motivi per cui questo si verifica e se una volta accertati quali sono questi motivi, cercheremo di eliminare ciò che ci rallenta. Quindi la raccomandazione è questa. C'è un sito del commissario al quale ci si può rivolgere per segnalare qualsiasi tipo di ritardo. Noi rispondiamo sempre e in ogni caso ci adoperiamo per risolvere i problemi. Richiamandosi al recente sisma in Turchia, Scalia ha messo in evidenza la questione sicurezza e su questo argomento la struttura commissariale si muoverà a fare ulteriori controlli su chi ha ricevuto dei contributi ma li ha utilizzati per altro. Noi stiamo eseguendo una serie di controlli per accertare che le opere che abbiamo finanziato siano state realmente eseguite, soprattutto quelle a tutela dell'incolumità, le strutture, eccetera. Abbiamo già accertato con le conseguenze del caso che si è verificato che formalmente erano state eseguite delle opere di ristrutturazione e di rafforzamento, ma di fatto questo denaro era stato utilizzato per fare opere di abbellimento, per migliorare il sistema idrico, il sistema. Ecco, in questi casi verrà revocato il contributo nel suo complesso e ovviamente è un obbligo da parte nostra la denuncia alla Procura della Repubblica. La prima ordinanza che sarà è quella relativa alla ricostruzione, simile alla precedente, con termine che non verrà più prorogato. Una delle prime che faremo sarà una nuova ordinanza che consenta a chi ancora non ha provveduto di presentare le istanze per la ricostruzione. Ovviamente è gente che si deve munire di un tecnico, non è un'istanza che si presenta così, daremo un termine che sarà ultimativo e non ne seguiranno mai altri. C'è la pubblicità, ci vediamo tra poco con la pagina politica. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia. Euronics Acireale, quello che ti serve a portata di mano. Elettrodomestici, telefonia, informatica, TV e tanti altri prodotti tecnologici e all'avanguardia in un grande assortimento. Garanzia di un'assistenza qualificata per qualsiasi consiglio negli acquisti. La convenienza di offerte e promozioni continue. Euronics Acireale, via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrade, ex Arredamenti Gallina, ampio parcheggio riservato. Non ti far fare le scarpe dal primo che capita. Ulisse, vai per le tue scarpe, ma se lo vuoi puoi appigliarti. Ulisse, vai per le tue scelte, comodità per tutti i gusti. Ora da Ulisse, calzature, abbigliamento casual e sportivo, valigie, accessori per tutta la famiglia. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale Acireale. Ulisse! Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale.
venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Centro Analisi Morabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. La politica dunque in apertura della seconda parte del nostro notiziario è fermento ad Acireale per le amministrative che si terranno nel prossimo maggio. C'è molta curiosità per sapere chi saranno i candidati, intanto domani ne sarà ufficializzato un altro. Si tratta di Roberto Barbagallo. È fermento ad Acireale sui potenziali candidati pronti a correre per la poltrona di primo cittadino alle prossime amministrative di fine maggio. E mentre si susseguono riunioni, tavoli e totonomi tra le segreterie politiche, i nomi pronti ai nastri di partenza sono quelli di Gianluca Cannavò e Roberto Barbagallo. Cannavò, per anni rimasto nelle retrovie della politica, tornato in campo da luglio da outsider ma sempre coerente in area del centrodestra, si è presentato con un progetto civico e con quattro formazioni elettorali: Acireale Libera, Impegno e Concretezza, uniti per passione solo per Acireale. Questa mattina a rompere gli indugi Roberto Barbagallo, già sindaco di Acireale, che avrebbe chiuso accordi di coalizione di ampio respiro che lasciano spazio ad una candidatura civica andando oltre le indicazioni provenienti dalle segreterie politiche. Dovrebbero essere 7 le liste che lo sosterranno. Per saperne di più però bisognerà attendere domani mattina, quando Barbagallo incontrerà la stampa per illustrare la sua scelta politica. A dare la sua disponibilità, come ormai noto, anche Nino Nicotra, che potrebbe mettersi in gioco dopo aver valutato programmi, alleanze e liste elettorali. Ancora in movimento la boccia con altri nomi papabili nel centrodestra, si tratta del già sindaco Nino Garozzo e Nello Catalano, mentre non si hanno notizie di un eventuale progetto politico tra gli amministratori uscenti, considerata anche la scomparsa di una segreteria politica tra le fila del Movimento 5 Stelle in città. E restiamo a parlare di politica, ma ci spostiamo a Santa Venerina. Ci sono brutte notizie per la cittadina etnea, perché a distanza di 10 anni si parla di nuovo di dissesto. Le conseguenze di un lungo contenzioso e l'impraticabilità di altre vie hanno infatti spinto il sindaco a dichiarare appunto per la seconda volta il dissesto. A volte ritornano. A distanza di 10 anni si abbatte nuovamente la scure del dissesto finanziario sul comune di Santa Venerina. Amare conseguenze di un lungo contenzioso trascinatosi negli anni con la ditta Ingegneria e Appalti, che affonda le radici nelle tormentate vicende che hanno visto contrapporsi comune e ditta a causa del contratto per la potabilizzazione dell'acqua stipulato all'indomani del violento terremoto del 2002. La scelta del comune di risolvere un accordo ritenuto troppo oneroso diede il via ad un'annosa battaglia legale, culminata nella condanna del comune al pagamento di oltre 5 milioni di euro e ad un primo dissesto arrivato nel 2013. Ulteriori e pesantissimi strascichi di un iter interminabile conducono alla situazione odierna, che ha visto Santa Venerina con le spalle al muro dinanzi ad una richiesta di dissesto che era divenuta ben più di un semplice spettro. Nel 2010 ci fu un lodo arbitrale in cui comunque entrambe le parti richiedevano lo scioglimento del contratto, che fu sciolto con quel lodo, che condannò anche il comune al versamento di una cifra milionaria, 5 milioni e 600 mila euro, la società a restituire gli impianti al soddisfo del suo debito. Ma la gestione da parte della società continuò anche dopo lo scioglimento del contratto e fino al 2016. Questa società ha poi chiesto le spese per la gestione, o meglio il costo per la gestione,
dal 2010 al 2013 e dal 2013 al 2016. Da questa gestione deriva la sentenza di appello che oggi costringe il Comune ad andare in dissesto. Un cammino doloroso e travagliato e che ha suscitato la reazione indignata delle forze d'opposizione insieme al Consiglio Comunale, che contestano all'amministrazione di avere sottovalutato i rischi insiti in un contenzioso tanto complesso, imboccando una strada che, secondo le parole della capogruppo d'opposizione Sandra Patanè, rischia di aggravare in Cassazione la già debole posizione del Comune e di comprometterne conseguentemente la stabilità economico-finanziaria, tanto sotto l'attuale amministrazione quanto negli anni a venire. Reazione a cui è arrivata la risposta del sindaco Salvo Greco, che ha illustrato le conseguenze nei mesi a venire e l'impraticabilità di altre vie a causa dei roventi snodi processuali della vicenda. Il dissesto poteva essere evitato con una sola cosa, cioè anziché fare il dissesto avremmo potuto fare un piano di riequilibrio pluriennale, ma la legge impone in questo caso di trovare un accordo con il creditore. Essendo un creditore che noi abbiamo denunciato perché riteniamo che ci ha truffato, è evidente che non ci possiamo sedere per accordarci neanche se fosse un euro in 20 anni. La dichiarazione di dissesto comporterà dei rallentamenti nelle procedure di assunzione che avevamo in corso, non sostanziali ripercussioni sui cittadini, perché le aliquote delle tasse sono già praticamente ai livelli massimi. E chiudiamo la pagina politica e apriamo invece quella delle segnalazioni, delle vostre segnalazioni. Infatti ce n'è arrivata una in redazione nei giorni scorsi che riguarda per l'ennesima volta il borgo, la frazione di Aci Platani. Hanno nuovo vecchie abitudini, è proprio il caso di dirlo. Per la nostra rubrica Il Cittadino segnala oggi riflettori puntati, ancora una volta, sul degrado in cui versano Aci Reale e le sue frazioni. E per iniziare l'anno in bellezza, si fa per dire, tappa nella frazione acese di Aci Platani ed esattamente in via Antonino Bonaccorsi, strada che, oltre ad essere un'arteria principale della frazione, rappresenta anche la via di congiungimento con lo stadio Tupparello. Qui, come segnalato da alcuni residenti e passanti, oltre alla presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto, con sacchetti di indifferenziata sparsi qua e là, bottiglie di plastica e scatoloni vari abbandonati sul ciglio della carreggiata, in corrispondenza del civico 22, da una settimana circa non vengono più raccolti i sacchi dei rifiuti, nonostante il giusto collocamento secondo il calendario della differenziata. Siamo stanchi, questa è la denuncia dei residenti della zona, di vivere in mezzo ai rifiuti. Non possiamo affacciarci dai balconi delle nostre case perché sommersi da sacchi di immondizie di ogni genere. Pretendiamo delle risposte, concludono i residenti, da parte dell'amministrazione comunale dell'assessore all'ambiente Danilo Pulvirenti, in merito alla sospensione immotivata del servizio di raccolta differenziata nella nostra zona. E c'è la seconda pausa pubblicitaria, nella terza parte spazio anche al carnevale. Carnevale a riposto. Da giovedì 16 a martedì 21 febbraio, tutti in piazza. Sfilate in maschera, parate Disney e cartoon, Luna Park, spettacoli per bambini, serate danzanti. Domenica 19 dalle 16, balli e animazione con la partecipazione di Luisa Corna. Alle 20, lo Zoo di 105, DJ Johnny Mele con Carolina Marquez. Lunedì 20 alle 16, regaliamo un sorriso con Lucilla Kids. Spettacolo solidale dedicato ai bambini. Carnevale a riposto, dal 16 al 21 febbraio. Ti aspettiamo! Oggi scegli Opel Corsa, tutto, subito e zero compromessi. Gli incentivi Opel continuano sulla gamma termica con rottamazione, bonus Opel di 4.000 euro. Corsa è subito tua con anticipo zero da 149 euro al mese con scelta Opel, TAN 949, TAIG 1163, 35 mesi o 18.000 km, rata finale 11.132 euro fino al 28 febbraio. Info su opel.it. Vi aspettiamo da Gidauto, concessionaria Opel, a Catania, in via Vitaliano Brancati 23 e a riposto strada statale 114 al chilometro 70 e 78.
Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41 Piazza Carmine a Cireale. Siamo a Bagheria, non poteva non essere così, guardate che meraviglia alle mie spalle. Siamo qui per un evento di danza sportiva, ma ne approfitteremo per conoscere la città, gli amministratori e soprattutto queste bellezze. Quindi cominciamo proprio dalle ville di Bagheria che sono famosissime in tutto il mondo. Pensate che qui c'è anche il Museo Guttuso, perché c'è la tomba di Guttuso qua, quindi uno degli artisti maggiori del Novecento. Di questo e altro parleremo in questo programma di Tuttoini che va in onda, come lo sapete, ogni mercoledì e giovedì, ormai da decenni, sì, 24 anni circa. Su Etna Channel Tutto In di Franco Perdighizzi. Sabato e domenica ore 21 e 20. Canale 199 in tutta la Sicilia. E terza parte che apriamo parlando appunto quindi del carnevale, ormai ci siamo, la manifestazione sta entrando nel clou, domani e giovedì grasso infatti proseguono gli appuntamenti inerenti alla manifestazione a Cesi in attesa della sfilata dei carri allegorico-grotteschi del prossimo weekend. Un carnevale a tema San Valentino è stato questo il filo conduttore della giornata di ieri, con una piazza Duomo gremita da tanti palloncini a forma di cuori sparsi lungo tutto il perimetro della piazza che ha catturato l'attenzione di quanti hanno voluto approfittare di questi per scattare un selfie e pubblicarlo sui social. Palloncini che hanno fatto da cornice anche al concerto di Giovanna D'Angi, che dal palco si è esibita con una ricca scaletta musicale spaziando da quella anni 70 ai classici della musica italiana, tra i quali i successi di Lucio Battisti, Renato Zero, Vasco Rossi, chiudendo con l'omaggio a Mia Martini alla musica straniera. Ha regalato tanta felicità e forti emozioni, ha detto alla fine del concerto il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Gaetano Cundari, sul palco per ringraziare la D'Angi. Intanto proseguono gli appuntamenti insiti alla manifestazione, con un altro appuntamento questa sera sempre in Piazza Duomo, con lo spettacolo Next Generation con inizio alle 21, mentre domani, giovedì grasso, il programma prevede in mattinata il raduno di auto storiche in Piazza Duomo. Nel pomeriggio la sfilata delle scuole in maschera lungo il circuito, chiudendo la sera con inizio alle 21 con lo spettacolo con protagoniste le scuole di danza accesi in Piazza Duomo. Ingresso libero, come sarà anche quello di venerdì, che prevede nel pomeriggio il concorso bambini in maschera presso il circo Chapiteau in Piazza Cappuccini, mentre in serata in Piazza Duomo Disco Music, Carnival Beat Festival.
E cambiamo argomento, adesso parliamo dei danni causati dal maltempo della scorsa settimana ai locali degli uffici comunali di Piazza Impastato, chiuso l'accesso per il rilascio delle carte d'identità, ma l'attività comunque non si ferma. Nessun disservizio ad Acireale dal punto di vista operativo nel settore servizi demografici di Piazza Peppino Impastato, dove a seguito del ciclone mediterraneo e delle violente folate di vento si sono avuti dei cedimenti di intonaci e caduta al suolo oppure di qualche tegola dalla copertura dell'edificio. Le maggiori criticità si sono avute nel lato mare dell'immobile, dove vi è l'ingresso per gli uffici adibiti al rilascio delle carte d'identità e SPID. L'utenza in tal modo, ed è questa in pratica l'unica, per così dire, piccola disfunzione, deve entrare dall'accesso principale dell'edificio, in quanto l'apposito ingresso laterale, finalizzato pure per i portatori di disabilità, è stato interdetto. Una volta entrati, comunque, si viene guidati attraverso un percorso interno da apposito personale preposto all'accoglienza. L'assessore al ramo, Mario Di Prima, che si è subito attivato per mettere in sicurezza in primo luogo l'area interessata dalle problematiche, così da evitare ripercussioni sia all'utenza che allo stesso personale in servizio, ha inoltre sollecitato quindi i colleghi dell'ufficio tecnico a programmare i dovuti interventi per il pieno ripristino della funzionalità dei luoghi. In tale prospettiva si sta così riqualificando la parte di edificio comunale che un tempo accoglieva i servizi sociali per poi locali essere stati chiusi, zona che si affaccia sul parcheggio Galatea. L'obiettivo è trasferirvi momentaneamente alcuni uffici del settore anagrafe. In un domani, ma non certo comunque vicino, l'intento sarebbe quello di trasferire poi gli uffici della ripartizione demografica nei locali di via Lazzaretto, dove attualmente si trovano, fra gli altri, i colleghi di pertinenza tributaria. Sempre a proposito del maltempo, il Comune ha reso disponibile il documento attraverso il quale i cittadini possono segnalare i danni riportati con un'autodichiarazione da fare pervenire in breve tempo al Comune Acese. E lo sport adesso, è stato un mercoledì di recuperi importanti in eccellenza e in promozione. In eccellenza si è giocata la partita tra Enna e Misilmeri e l'Enna si è ripreso la vetta della classifica superando 2-1 appunto il Misilmeri. Le reti tutte nel primo tempo, vantaggio ennese con Zappalà, pari per gli ospiti di Giuliano e nuovo definitivo vantaggio giallo-verde con Cannoronia. E questa è quindi la nuova classifica del girone A di eccellenza, Enna di nuovo primo con 2 punti di vantaggio sulla seconda, che è appunto l'Acragas, che conduceva la classifica fino a domenica scorsa, quando aveva superato 1-0 lo Sciacca, portandosi appunto momentaneamente in vetta alla classifica. Invece in eccellenza va male all'AC Sant'Antonio, che sperava di centrare i 3 punti per accorciare le distanze dalla capolista del girone C di promozione, il Messana, e invece è arrivata una inattesa sconfitta interna per mano della Promende. Stiamo vedendo appunto le immagini della partita giocatasi oggi pomeriggio sul campo di AC Sant'Antonio. Promende che si è imposta grazie a questo gol siglato da Rasà in contropiede, una splendida azione in velocità, una verticalizzazione, e poi Rasà che si presenta solo davanti al portiere sant'antonese e lo batte così. Con questa sconfitta l'AC Sant'Antonio resta quarto, dietro anche a Belpasso e Russo Calcio, avrebbe potuto risalire invece al secondo posto. Chiudiamo adesso con il meteo. Domani abbiamo detto che è giovedì grasso, vediamo quindi che tempo farà. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali, temperatura massima 13 gradi, minima 5, venti deboli, mare poco mosso. E con il meteo si chiude questa edizione serale di TG Report. Il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, domani mattina alle 13.40, domani nel primo pomeriggio alle 13.40. Per quanto mi riguarda non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di visione con le trasmissioni della nostra emittente e augurarvi naturalmente una buona serata.